Andiamo alla scoperta di questa scuola di cucina Let's Cook. Beh, innanzitutto è all'interno del palazzo più bello del mondo, perché nel 2015 il Number 6 è stato eletto dal sito Archidaily come la miglior ristrutturazione a livello mondiale. Quindi abbiamo un cantuccio in questo bellissimo palazzo, in cui è visitabile in questo periodo il cortile che fa parte del circuito Luci d'Artista. E niente, abbiamo pensato di fare una scuola per appassionati di cibo a tutto tondo, cibo e vino. Quindi ci facciamo dei corsi di cucina sui più vari argomenti, quindi dal finger food all'antipasto, pane e pizza, degustazioni guidate di cibo e vino, birra, insomma tutto quello che è all'interno del comparto food e che prevede formazione, che è la nostra missione, è possibile trovarlo. Ecco, chi si può avvicinare alla vostra scuola? Tutti. Dai 6 anni alla fine a qualsiasi età sostanzialmente, perché facciamo i corsi di baby chef per i giovani virgulti che vogliono cimentarsi nella cucina o nella pasticceria, e poi signore, signori, devo dire sono rimasto stupito della percentuale di uomini presenti, perché non mi aspettavo ci fossero tanti uomini non professionisti così interessati ai corsi di cucina. Quindi non c'è mai fine a imparare, anche a diventare, non dico degli ottimi chef, ma insomma a cavarsela tra i fornelli. No, non c'è mai fine, nel senso che la cucina è comunque in evoluzione, quindi io dico sempre che la crema pasticcera che facevo io nel lontano, non dico per evitare di dover dire quanti anni ho, però quando io andavo a scuola si faceva una crema pasticcera che non è nemmeno lontana parente di quella che si fa oggi. È passato del tempo, ma non così tanto tempo, quindi la tecnologia, le nuove apparecchiature, le nuove tecniche, le scoperte scientifiche legate a tutto quello che è la trasformazione degli alimenti non si fermano mai, e piano piano si stanno, come dire, riproducendo anche a casa, cioè i sistemi industriali, quindi non so, la cottura a bassa temperatura, che è una cosa che negli anni all'inizio del secolo si faceva solo nell'industria o nelle grandi strutture, oggi si può organizzare a casa propria con un piccolo runner, un abbattitore, e quindi si può, è una macchina sottovuoto ovviamente, e si può preparare in casa. Va bene, senta, sarà proposto un abbinamento particolare, cioccolato con il vermouth. Sì, Torino è la città del cioccolato, ma il Piemonte è la regione del vermouth. E fino a qualche anno fa l'unico vino che si abbinava al cioccolato era il Bagnuls, che è un prodotto francese fatto sui Pirenei, che ha delle caratteristiche che vanno molto bene col cioccolato, ma poi nel tempo da italiani ci siamo cimentati in abbinamenti, e uno di quelli che a me piace molto è il vermouth non gelato, quindi servito a temperatura ambiente, un po' come fosse un Barolo chinato, abbinato a delle preparazioni dove il cioccolato c'è ma non è predominante, quindi ci deve essere non un cioccolato puro, ma una preparazione come il bicchierino che ha preparato la nostra pastry chef di oggi, quindi con un po' di crema alla vaniglia, un po' di panna montata al cacao, allora va molto bene questo abbinamento di questo vino storico nato in farmacia, che poi ha subito tutta una serie di trasformazioni fino a diventare un prodotto molto industriale e sempre servito gelato. Quando si serve una cosa gelata nel mondo del vino significa che non è mai di grandissima qualità, e quindi erano spariti tutta una serie di piccoli produttori che negli anni 2000 si sono riorganizzati. Adesso esiste un consorzio di tutela del Vermouth Piemonte, i cui aderenti fanno tutti un lavoro egregio, e quindi si è tornati a fare i farmacisti, nel senso che ci sono erbe, spezie che vengono infuse in questo vino alcolato con un po' di zucchero, non troppo, e secondo me bisogna anche, come dire, sdoganare il fatto che è solo un aperitivo. È un vino interessante da proporre, secondo me, su abbinamenti anche diversi dal, insomma, dal martini mescolato e non shakerato di James Bond, ecco. Wendy e Elena Bosca presentano due eccellenze del Piemonte: da una parte il cioccolato, che è qua il re incontrastato della kermesse, e dall'altro il vermouth. Esatto, io ho studiato questo bicchierino, questo dessert al bicchiere, che è composto da un crumble amaro al fondo insieme a delle mandorle, una crema
con l'arancia, perché sappiamo che è uno dei partner del vermouth è l'arancia, dopodiché una mousse al cioccolato, e andiamo a far assaggiare il crue, che è una, diciamo, una parte del cabosse molto molto amara, e quindi andiamo un po' a stuzzicare il palato in questo senso. Diciamo che sicuramente l'amaro del cioccolato unito anche a questo altro gusto amaro del vermouth vanno a compensarsi con la dolcezza di questa crema pasticcera e alla fine una punta di acido data dall'arancio, quindi è un dessert da mangiare e da bere in accompagnamento con il vermouth. E il vermouth sarà a temperatura ambiente, che è una peculiarità rispetto al solito servirlo freddo. Esatto, diciamo che da esperienza che ho anch'io da bevitrice, però diciamolo piano piano, che una volta aperto il vermouth va tenuto in frigorifero, però sarebbe meglio miscelarlo, anche perché se ci pensate le cose fredde anche all'odore, al sapore, rendono di meno perché le molecole sono più fredde. Quando invece qualcosa è caldo o comunque a temperatura più agevole, rientra e riempie la bocca meglio con i suoi sapori.